Guscia via. Salta. Corri. Qualcuno. Ho paura. Lo so. Nel film conosciamo Joe e Jack, madre e figlio. Jack ha 5 anni ma ha vissuto tutta la sua vita in una camera chiusa e non ha neanche bisogno di più della vita grazie alla sua fantasia infantile. La madre invece è prigioniera in questa stanza da 7 anni. Lei non si è ancora resa, vuole scappare ma non ha la possibilità. L'uomo che l'ha rinchiusa fa loro visita ogni sera per rifornirli con le necessità di base per sopravvivere, come il cibo o il sapone. Ma lei, vedendo suo figlio crescere in una camera, decide di far scappare Jack ad ogni costo. Prima di tutto, la fotografia. Anche se non ha meritato l'Oscar, visto che quest'anno la gara è stata difficile, la camera di Danny Cohen doveva svolgersi in una stanza piccola e perciò, cambiando i diversi obiettivi, la stanza ogni tanto sembra più larga e a volte sembra più stretta. Ma l'effetto più efficace arriva durante la scena della fuga del bambino. Quando guardiamo attraverso i suoi occhi, vediamo il suo punto di vista e riusciamo a capire il suo disturbo sensoriale. Visto che ha sempre vissuto in una stanza scura e buia, adesso invece deve sviluppare i suoi organi della vista, dell'odorato e del tatto. Se guardiamo anche dal punto di vista autoriale, Room è interessante. Il regista Lenny Abrahamson nei suoi film usa spesso la sensazione di essere rinchiusi. In Frank praticamente una maschera significa la prigione per il protagonista. Strano sto regista irlandese, ma bravo. Strano ma bravo. Perciò anche la regia avrebbe meritato un Oscar. La storia della fuga di Joy e Jack rappresenta come le ambizioni possono superare gli ostacoli. Come può questo film irlandese, che ha avuto poco materiale su cui lavorare, uscire dal suo impaccio ed arrivare fino alla candidatura degli Oscar? Il più grande valore del film è che non si ferma dopo l'uscita dalla camera, la vera battaglia comincia solo dopo. Per Joy reintegrarsi nella società, per Jack scoprire ed imparare ad usare tutti quegli stimoli che gli arrivano addosso e per la famiglia riabilitarsi. Vedendo questo film non usciamo dalla sala felici, ma forse sarà cambiato qualcosa in noi. Ti piacerà. Cosa? Il mondo.